Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul canale di Inter1919. Oggi, prima di procedere con il video delle pagelle, volevo farvi sentire la voce di un pagliaccio. Sentiamo quello che ha da dire questo pagliaccio perché ha detto qualcosa di molto interessante. Sentiamolo tutti assieme. Se ti impegni, puoi anche riuscire a spuntarla, tipo 2 anni fa. Oppure, contro i culi rotti, ogni tanto puoi anche riuscire a spuntarla. Ma contro chi è sia ladro che straculo rotto sfondato, non puoi farci nulla. Queste due combo insieme ti permettono di non giocarti mai nessuna competizione. Ladri. Ladri e culi rotti, sentiamo. Questo grandissimo personaggio pubblico, noto Manfredi, personaggio di caratura nazionale, presente, famoso, conduttore di OCV Sport, si dà a queste fantastiche perle di saggezza, con questi grandissimi deliri mentali. Sentiamo qualche altro deliro che ha avuto questo grandissimo personaggio. Quando si incontrano due allenatori che fanno calcio, il risultato è assicurato, spettacolo puro, così dovrebbero giocare tutte le squadre in Italia. Questi sono gli allenatori più forti in Italia oggi, Pioli e Thiago Motta. Attenzione, Pioli, Pioli, stiamo parlando di Pioli, Pioli, meno 9, anzi meno 12 in questo caso, dalla prima gioco orrendo, fase difensiva inesistente, fase offensiva sterile, centrocampo scollegato, miglior allenatore d'Italia. Miglior allenatore d'Italia, attenzione. Inzaghi gioca a cricket. Inzaghi allena nel basket. Inzaghi allena nella pallavolo. Dai, su, smettiamola. Torniamo seri, ragazzi. Questo era il momento che la gag ci stava. Adesso torniamo a parlare, di cose serie. Lasciamo da parte i pagliacci e i personaggi. E andiamo a parlare delle pagelle di Inter-Fiorentina. Partita finita 1-0 per l'Inter, una partita difficilissima, lottata dall'inizio alla fine, in cui l'Inter è riuscita appunto a strappare tre punti importantissimi, portandosi a più uno sulla Juventus, con l'asterisco, quindi gli manca anche la partita con l'Atalanta. E poi il 4 febbraio appunto ci sarà lo scontro diretto con la Juventus a San Siro. Quindi ci aspetterà una settimana bella caliente, piena di polemiche. Ragazzi, se volete anche il video debunking su tutta sta merda che sta uscendo anche oggi su Inter Fiorentina, raggiungiamo le sotto il video nell'ultimo video di debunking. Adesso, dopo aver perso anche abbastanza tempo, possiamo partire con le pagelle, partendo dal nostro portierone, MVP della partita per me. Quindi da oggi partono anche gli MVP, quindi i miei giocatori preferiti, eleggerò il miglior giocatore della partita. E oggi il miglior giocatore della partita è stato Jan Sommer, il muro svizzero, voto 7,5. Ma ha parato di tutto, ha parato di tutto. Allora, appena iniziata la partita, ha fatto una cappellata, passandola praticamente a un giocatore della Fiorentina che era in fuorigioco, poi Nzola, però lì mi ha fatto un po' incazzare. All'inizio era partito un po' così, poi si è ripreso, ha iniziato a giocare bene coi piedi, ha iniziato a giocare bene. Poi, quando la partita inizia a scaldarsi, lui sta molto attento, poi ovviamente sul fuorigioco di De Vrij, sul fuorigioco di Nzola, sull'occasione in cui Nzola scappa da De Vrij, prova a parare ma gli passa sotto le gambe, però era fuorigioco. Poi fa una parata meravigliosa su Bonaventura, una parata difficilissima perché riesce a rimanere in equilibrio, e spingendola in calcio d'angolo. Poi fa anche un'altra parata, mi pare molto importante, nel secondo tempo, un colpo di testa sulla ribattuta, va di pugno e
dalle immagini è chiaro che Sommer prende prima il pallone e poi il pugno, ovviamente non può sparire la mano di, il braccio di Sommer non può sparire, quindi va a toccare anche Zola e va a colpire anche Zola, ma secondo il regolamento se tu prendi prima il pallone il portiere non può essere, non ci può essere rigore, però il rigore è stato dato alla Fiorentina perché è la Fiorentina, perché ha furor di popolo, perché tutto il web stava insorgendo, è stato dato, il rigore non c'era e Sommer lo para, Nico Gonzalez tira un rigore di merda, ma Sommer sta attento, lo ipnotizza e para il rigore, quindi voto 7,5, miglior giocatore in campo, MVP, Jan Sommer, bravo. Bravo Sommer. Passiamo adesso a Benjamino l'interista. Andiamo un po' più veloci, che abbiamo già perso abbastanza tempo. Allora, Benji l'interista, 7+, ragazzi, perché fa una partita, fa due salvataggi clamorosi, uno di testa sulla respinta dopo la respinta di pugno di Sommer, un giocatore della Fiorentina colpisce di testa e Pavard di testa la spazza via. Poi fa anche un altro intervento molto importante in cui salva un gol. In difesa è impeccabile, in difesa non sbaglia mai niente. Pavard è stato insuperabile ieri. Voto 7+, veramente bravo il nostro Benji. Arriviamo adesso a olandese volante Stefan de Vrij. 6 meno ragazzi, perché comunque... Allora, molti ho visto che gli sono andati giù pesanti con de Vrij. Ieri De Vrij aveva un giocatore non proprio facilissimo da marcare, che era Nzola, che è un giocatore fisico, un giocatore che ha un po' di velocità, però nella conclusione Nzola è abbastanza scarso. Però De Vrij è andato abbastanza in difficoltà, ieri De Vrij non era nel migliore delle condizioni e ha sofferto parecchio Nzola, forse per il cambio improvviso tra Sottile e Nzola ha sofferto, l'Inter ha sofferto questo cambio all'ultimo tra Nzola e Sottile. Resta il fatto che però De Vrij non fa una partita eccezionale, anche se nel secondo tempo prende un po' più le misure, riesce a contenerlo parecchio, quindi calcolando il primo tempo da 5,5 e il secondo tempo da 6, viene fuori una media da 6-, quindi 5,75, 6- per il nostro Stefan de Vrij. Bastoncino voto 6 perché, anzi 6+ perché fa un intervento importantissimo su una respinta, su un flipper in area. Nzola stava per colpire a porta vuota, con l'intervento riesce a bloccare il possibile tiro e riesce a mandarlo in calcio d'angolo, quindi anzi 6,5, voglio dargli 6,5 perché comunque l'intervento che fa è veramente importante e poi con i piedi riesce a gestire molto bene e si comporta molto bene in fase difensiva, non sbaglia praticamente nulla che la mia mente ricordi, poi correggetemi se sbaglio, però a me non mi pare che Bastoni abbia fatto errori durante la partita così clamorosi. Passiamo adesso ad Ace, pugno di fuoco Acerbi, voto 7 ragazzi, perché è entrato e come al solito ha spaccato i denti, ha spaccato le gambe a Nico Gonzalez, ovviamente in modo pacifico. Il nostro pugno di fuoco ha preso Nico Gonzalez, giocatore più forte della Fiorentina, e tac, se l'è messo in tasca, perché Nico Gonzalez, a parte l'occasione sul calcio di rigore, non ha avuto altre occasioni pericolose, se non un tiro sopra la traversa che non ha impensierito Sommer, perché Acerbi l'ha tenuto veramente bene, poi ha anche aiutato gli altri a difendere, è stato veramente impeccabile Acerbi quando è entrato, quindi bravo Acerbi. Darmian il professore 6 perché comunque non è stata una grandissima partita, perché comunque Darmian sulla fascia, ormai Darmian non è più un giocatore da sfruttare sulla fascia perché ha una certa età e se lo vuoi sfruttare devi farlo riposare, quindi non puoi farlo giocare 5 partite di fila nel ruolo di esterno perché non ha più l'età per farlo, piuttosto lo fai giocare terzino, braccetto di difesa, perché Darmian non è più in grado di fare l'esterno e quindi soffre tantissimo. Ieri magari con un Dumfries dall'inizio avremmo potuto creare più occasioni
contro Parisi, che ragazzi ieri ha fatto una partita scandalosa. Parisi, a parte lamentarsi per la cecchinata del cecchino di Firenze, non ha fatto praticamente niente. Quindi voto 6 al nostro Darmian. Stesso voto va a Django Dumfries, che entra, prova a fare qualcosa, corre parecchio, si impegna, quindi voto 6 per l'impegno, non sbaglia praticamente niente, quindi bravo Django, spero di rivederti così anche con la Juventus. Passiamo adesso al nostro centrocampo. Allora ragazzi, Frattesi, 6 meno, perché Frattesi mi ha fatto un po' incazzare ieri, perché ragazzi, Frattesi ha tantissime qualità, è un giocatore da inserimento, è un giocatore veloce, rapido, che sa finalizzare, che sa fare anche assist, però in fase di costruzione pecca parecchio. In fase di costruzione Frattesi è un giocatore in meno. Barella è un giocatore che aiuta molto di più nella costruzione del gioco, mentre Frattesi è un po' più un centrocampista offensivo, quindi un COC, un trequartista, un giocatore offensivo. Barella è un po' un tuttocampista. È per questo che ieri Aslani e Mkhitaryan hanno sofferto parecchio, perché Frattesi spesso non dava una mano così grande a gestire il gioco dietro. E quando ha avuto una bella occasione con il tiro che è stato parato da Terracciano, qualche occasione l'ha creata, qualche ripartenza l'ha portata avanti lui, quindi voglio dargli il 6 meno, perché comunque il primo tempo alcune cose non mi sono piaciute, altre mi sono piaciute, quindi nella media è 6 meno. Aslani, 6 e mezzo, perché comunque era una partita difficile a Firenze, che per l'Inter è sempre un campo difficile in cui giocare, perché la Fiorentina è una squadra, per chi lo nega non guarda la Fiorentina, perché la Fiorentina è una squadra che gioca veramente bene a calcio, Italiano è un allenatore veramente forte. Ieri la Fiorentina ha giocato al massimo delle sue possibilità, attaccando per 90 minuti, e chi dice che la Fiorentina è scarsa non capisce un cazzo di calcio, perché guardatevi i numeri della Fiorentina di Italiano e guardate la Fiorentina prima di Italiano che cos'era. Quindi non stiamo qua a parlare di scarsaggine dell'avversario, ma parliamo di meriti dell'Inter in questo caso. Aslani batte un bellissimo calcio d'angolo, anzi più di uno, però fa anche l'assist su calcio d'angolo per Lautaro, quindi è fondamentale ai fini del risultato l'assist di Aslani, il primo con la maglia dell'Inter. Sono veramente contento, perché io sono uno di quelli che crede tantissimo nei giovani e tantissimo anche in Aslani, perché è un ragazzo che si è visto avere delle possibilità, ha della tecnica, però ovviamente essendo giovane deve migliorare tantissimo. Però ieri non mi è dispiaciuto, in fase di costruzione qualche errore ovviamente l'ha commesso, però ovviamente a Firenze non era facile, però la maggior parte delle volte se l'è cavata abbastanza bene e non ha sbagliato grosse cose, quindi 6 e mezzo al nostro Cristianino Aslani. Passiamo adesso all'Andres Iniesta, armeno, Mkhitaryan, voto 7, perché voto 7 perché ha fatto un'altra partita di sacrificio, ha corso ancora una volta per 90 minuti dando una mano gigantesca a tutti, dispensando tecnica e passaggi perfetti durante tutta la partita, fa degli interventi difensivi veramente importanti e davanti dà anche una mano davanti, quindi bravo Mkhitaryan, voto 7. Passiamo subito all'altra linea, quella di sinistra, con Carlos Augusto, perché ieri ha giocato l'imperatore, non ha giocato Di Marco, perché Di Marco era un po' stanco, e Carlos Augusto si è fatto trovare pronto, ha fatto una bella partita di corsa, si è sbattuto tanto, ha sfiorato un gol che Faraone ha fatto un miracolo anticipandolo con la punta del piede, quindi Carlos Augusto è andato tanto così da fare il gol, però comunque la prestazione di Carlos Augusto è ampiamente sufficiente, 6 e mezzo, bravo Carlos, mi è piaciuta la prestazione, mi raccomando continua così, perché il riscatto così te lo meriti veramente tanto.
Arriviamo adesso, ragazzi, alle nostre punte e al nostro attacco. Allora, Marcus Thuram, purtroppo ti devo dare un 6 meno. Un 6 meno perché comunque qualche occasione te la sei mangiata anche te. È vero che sull'occasione che hai avuto, che sei partito come un treno merci, un freccia rossa, quando hai tirato, quando stavi per tirare, hai beccato la zolla e sei inciampato. Però piuttosto rallenta un attimo, prendi bene la mira e poi calcia. Tanto gli altri li avevi seminati, mal che vada se ti buttavano a terra prendevi calcio di rigore. Però cadere da solo è un po' una figura di merda. Io ti voglio tanto bene, Marcus, sei uno dei giocatori che amo di più in questa Inter. Però anzi ieri, qualcosina l'hai sbagliata. Anche in fase di costruzione qualche sponda un po' sbagliata l'hai fatta. Però comunque il 6 ce l'hai, è un 6 meno, perché quel meno è per il gol mangiato e per quei due o tre sponde che potevano essere leggermente più precise. Però comunque bravo Thuram, perché comunque alla fine Thuram in campo è sempre una risorsa. Marco l'austriaco, Marco Arnautovic, voto 6 perché comunque entra, prova a fare qualcosa. Ovviamente, ragazzi, c'è una differenza abissale tra Thuram e Marco, però Marco comunque quando è entrato ieri ha provato a fare qualcosa, ha fatto gol ma era in fuorigioco, ha creato qualche occasione pericolosa però sempre in fuorigioco, ha dato una piccola mano alla squadra nel gestire gli ultimi minuti. Però comunque si vede che non è, c'è differenza tra i titolari e i panchinari. Arriviamo, ragazzi, adesso al giocatore che ha vinto la partita, ovvero Lautaro Martinez, che ha segnato 124 gol con la maglia dell'Inter, eguagliato Scirocco, l'argentinino, e 19 gol in 22 partite, anzi 19 su 19 perché Lautaro ne ha saltate 2, quindi anzi 19 su 20 ne ha saltate 2 perché comunque appunto ne ha saltate 2, quella con Lecce, quella col Genova, e non mi ricordo se ne ha saltata un'altra, quindi potrebbero essere anche 19 su 19, correggetemi se sbaglio. Però Lautaro immenso questa stagione, ennesimo gol, un colpo di testa incredibile, poi fa una partita veramente di sacrificio, corre dietro a tutti, passaggi perfetti, corre da dietro a tutti, 7 e mezzo, perché comunque poteva essere qualcosa in più, però qualche occasione, soprattutto un tiro strozzato nel secondo tempo dove poteva incrociarla meglio, lì doveva fare meglio Lautaro. Mi aspetto sempre tanto da Lautaro io, però ieri comunque il gol, la partita l'abbiamo vinta anche grazie a Lautaro. Arriviamo a Sanchez, voto 6 perché anche lui entra e dà una mano, quindi 6 politico a Sanchez. E adesso arriviamo al nostro mister Simone Inzaghi, voto 7 perché è il miglior allenatore della Serie A. Stavolta lo dico io chi è il miglior allenatore della Serie A, Simone Inzaghi, nella top 3 dei migliori allenatori d'Europa, con l'Inter che è una delle migliori squadre d'Europa in questo momento, con un gioco spumeggiante che il Milan si può solo sognare, il Milan e la Juve si possono sognare questo gioco che ha l'Inter e che ha Simone Inzaghi. Quindi il video del pagelle finisce qua. Io vi ringrazio, ragazzi, se siete arrivati fino alla fine del video. Vi ricordo che, ragazzi, per supportare il canale potete lasciare mi piace, condividere questo video, attivare la campanella per non perdervi i video delle pagelle, iscrivervi al canale e commentate con il vostro migliore in campo. Io vi ringrazio ancora una volta tutti e noi ci vediamo con i prossimi video. Ciao, ragazzi!